Ciao! Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: un club di Serie A è pronto a fare sul serio per l'acquisizione di Riccardo Orsolini, maxi affare in vista per il calciomercato invernale. Continua a non decollare la stagione del Bologna, che neanche nell'ultimo turno di Serie A è stato in grado di tornare a quella vittoria che manca da oltre un mese. A rovinare la festa alla squadra di Thiago Motta ci ha pensato Victor Osimhen, autore di un gol al 69esimo minuto che ha di fatto spezzato le speranze del definitivo pareggio rossoblu. L'ottima prestazione messa in mostra al Maradona non è quindi bastata alla compagine emiliana, che è ora chiamata a dare il meglio questa domenica, nell'importante scontro salvezza contro il Lecce. Tra i grandi assenti della sfida in casa del Napoli, oltre all'infortunato Arnautovic, figura su tutti il nome di Riccardo Orsolini. Il classe 97 è infatti stato relegato alla panchina per tutti i 90 minuti del match, aggiungendo così un ulteriore tassello ad una stagione finora piuttosto anonima. Proprio l'attaccante marchigiano sarebbe però finito nel mirino di un club di Serie A in particolare, pronto ad affondare per il suo cartellino nell'imminente calciomercato invernale. Calciomercato, ritorno di fiamma e chiusura per Orsolini, il colpo di gennaio in Serie A è servito. Non è certamente questo l'avvio di stagione auspicato da Orsolini, che dopo l'esonero di Sinisa Mihajlovic sperava quantomeno di avere un ruolo più rilevante all'interno della rosa felsinea. Invece, nonostante l'insediamento di Thiago Motta e il conseguente cambio modulo più congruo alle sue caratteristiche, il classe 97 non sta riuscendo ad imporsi con pieno successo nelle rotazioni del tecnico italo-brasiliano. Infatti, dopo la prestazione da titolare non proprio entusiasmante contro la Sampdoria, l'allenatore rossoblu lo ha relegato nuovamente in panchina. Non sembra quindi destinata a decollare nel breve l'annata di Orsolini, che potrebbe però essere più vicino del previsto al definitivo addio al Bologna. Sul profilo dell'attaccante marchigiano, dopo l'interesse mostrato in estate, è infatti pronto a tornare forte proprio il Torino. Il club granata, alla disperata ricerca di rinforzi offensivi, è deciso ad affondare per la sua acquisizione già nel mese di gennaio. Il Bologna, che dalla sua parte considera tutt'altro che incedibile il classe 97, è pronto ad ascoltare la proposta economica del Torino, che avrebbe già pronta una maxi offerta da oltre 10 milioni di euro. Riuscirà Orsolini a risollevare la propria carriera e ad affermarsi con successo proprio tra le fila del club granata? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate, in particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video.